Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Guardate cosa ho preparato oggi, delle deliziose ciambelline senza glutine e senza patate. Una ricetta davvero molto semplice da preparare, perfette da realizzare per carnevale, ma non solo, anche per merenda, per quando vi viene voglia di queste ciambelline che di solito troviamo nei panifici oppure nelle pasticcerie. Guardate la ricetta, spero di essere chiara in tutto il procedimento. Per qualsiasi domanda chiedetemi pure nei commenti tranquillamente oppure sulla pagina Facebook Zero Glutine. Io adesso vi lascio alla ricetta e nel frattempo mi vado a gustare una ciambellina. A dopo! Allora, in una terrina verso un po' di latte caldo, anzi tiepido, a temperatura 37 gradi, e vado a sciogliere mezzo cubetto di lievito di birra. E aggiungo un cucchiaio di zucchero e do una mescolata. A questo punto vado ad aggiungere la buccia grattugiata dell'arancia, un uovo e un tuorlo, 30 g di burro fuso, aggiungo l'altro zucchero, in totale sono 60 grammi, e impasto con le fruste elettriche. In alternativa potete usare il bimby, la planetaria oppure il cucchiaio. A questo punto vado ad aggiungere le farine. Qui ho miscelato 150 g di farina Farmo, 50 g di gluten fin e 70 g di Nutri-Free. Volendo potete usare una sola farina oppure due. Do una prima mescolata e aggiungo il latte a filo. In tutto sono 170 g di latte tiepido. Se volete potete dimezzare, fare metà acqua e metà latte. Impastate con il vostro sbattitore elettrico oppure le fruste per almeno 5 minuti. Ci siamo. Copro la mia terrina con la pellicola e questa adesso lo lascio lievitare fino al raddoppio e nel forno con la lucina accesa per almeno un'oretta e mezza. Trascorso un'ora ho aggiunto altre due cucchiai di farina e adesso vado a rimpastare con le mani. La metto un attimo sulla spianatoia e porto l'estremità verso il centro, così. La sistemo un attimo nella terrina. Copro con la pellicola e lascio lievitare ancora per un'altra ora, sempre nel forno con la lucina accesa. Trascorso un'altra ora ho messo il mio impasto sulla spianatoia infarinata con un po' di farina di riso e adesso lo impasto velocemente, portando sempre l'estremità verso il centro, così. Adesso vado a fare un salame. E faccio i classici rotolini. Continuo così con tutto l'impasto. Adesso le lascio lievitare ancora per altri 30 minuti.
copro con un canovaccio. E ci vediamo. Trascorso un'ora, è il momento di friggere. Adesso vediamo un po' l'olio. Inizio a fare le bollicine e vado a friggere un po' per volta le ciambelline. Qui ho già messo della carta assorbente su un vassoio e adesso le vado a scolare. E continuo a friggere le altre. Allora, qui ho messo un po' di latte, adesso, e qui lo zucchero semolato, passo le ciambelline prima nel latte e poi nello zucchero, così lo zucchero si attacca benissimo. Lo metto da tutte le parti. Eccole qui. E le metto sul mio vassoio. Prima nel latte, un secondino, e poi nello zucchero. Che buone, mamma mia, non vedo l'ora di assaggiarle. Qui le ciambelline senza glutine, mamma mia che bontà, ne ho già assaggiata una ed sono favolose. Adesso sopra, tanto per non farmi mancare niente, vado ad aggiungere un po' di zucchero a velo, anche a queste qui che stanno qui dietro, e ve ne faccio vedere una come all'interno. Guardate che meraviglia, sofficissime. No, dovete assolutamente provarle, sono veramente buonissime, una tira l'altra e dovete provarle, insomma. Noi ci vediamo presto con una nuova video ricetta altrettanto gustosa e facile da preparare. Un bacione a tutti e alla prossima. Scusate, questa è per me. Ciao!